Benvenuti a tutti. Prendiamo la linea, buonasera a tutti, siamo in chiusura di dirette con l'ultima trasmissione, purtroppo con un ritardo gravissimo, ma abbiamo avuto dei problemi che poi ovviamente si scaricano tutti quanti sull'ultima trasmissione, i ritardi e così via. Comunque cerchiamo ugualmente di fare il nostro, come si suol dire, porco mestiere, ma anche se non è un mestiere, perché siamo, almeno io sono un dilettante. E abbiamo qui leggera euforia, Claudia, e con i suoi aggiornamenti dal mondo antiproibizionista, oggi su una splendida terrazza romana, possiamo dirlo, è veramente splendida, con dietro chiaramente la consueta siepetta, e quindi io non mi dilungherei ulteriormente e do la parola a Claudia, e sto praticamente qui a fare un po' da tappezzeria e a passare soprattutto le domande, se ce ne saranno, dalla chat, così potrai rispondere. A te, Claudia. Benissimo, grazie Gianni. Sì, siamo sulla mia terrazza, infatti, nel quartiere di Monti a Roma, e qui con me ci sono le, sì, come sempre, le mie piante. E quindi è una location, una location abbastanza naturale, perché si mescola l'odore del gelsomino, perché ci sono le mura della casa di fronte che sono piene di gelsomino, con l'odore della canapa. E veramente sembra quasi di essere in natura. Allora, stasera facciamo un po' di aggiornamenti con un po' di agenzie degli ultimi 15 giorni e tutte le novità che ci possono essere, che possono essere uscite, diciamo, o almeno quelle che mi sono sembrate più importanti, più di rilievo. E si comincia, ce n'è una dozzina, io via via ve le leggo e ve le commento. Si comincia col transnazionale, perché naturalmente la situazione del Messico non è niente di nuovo, non è una cosa che noi non sappiamo, è una cosa che ormai dura da anni, tutto quello che è la devastazione che il narcotraffico, non solo quello, ma l'aggravante del narcotraffico ha portato in quelle zone. E adesso è uscito un articolo su Unimondo dove ci parla Messico, l'incubo narcotraffico sulle prossime elezioni, perché naturalmente, come tante volte abbiamo detto, poi il narcotraffico in alcune zone, specialmente nelle zone di grande produzione o grande passaggio, poi i soldi che vengono incassati completamente al nero dalla produzione e dalla vendita dei semilavorati e dei lavorati delle piante della coca in zona Messico e delle piante di oppio in zona asiatica, vanno poi naturalmente a essere reinvestiti in corruzione della politica e delle forze dell'ordine. Questa è una cosa che a me abbiamo detto tante volte, però è bene anche tenerla presente, perché sennò non si capisce nemmeno bene la relazione esatta fra quello che è poi l'impatto sociale e politico che il narcotraffico può avere nei paesi, specialmente in quelli appunto dove passa in maniera ingente. È sempre un continuo in Messico, c'è un'escalation di violenza, che sembra non finire mai, per cui si sente continuamente fosse comune, cose particolarmente orrende, cadaveri decapitati. Ultimamente sono stati trovati appesi a un ponte 9 corpi di uomini e donne impiccati e messi in mostra. Questo assassino in particolare porta la firma del gruppo di Los Zetas, quindi c'è il terribile gruppo, in effetti è un terribile gruppo, perché se uno vede le fotografie, poi io a volte le ho postate, sono quelli appunto con tutti quegli arsenali di mitra, di armi anche di una certa pesantezza. E la firma dunque sta posta direttamente accanto ai corpi attaccati alle corde, quindi questi cartelli, questi gruppi che si combattono per la gestione del narcotraffico in quelle zone non hanno nessuna assolutamente remora poi a firmarsi addirittura, perché tanto sono di essere praticamente inattaccabili. In questo scenario si sta svolgendo la campagna elettorale che il prossimo 1° luglio porterà l'elezione del Presidente della Repubblica in Messico, insieme a 500 deputati alla Camera e 128 senatori. Quindi dice qua giustamente: l'ombra del narcotraffico influenza tutto il tessuto politico e sociale, perché la lotta alla criminalità organizzata naturalmente è uno dei nodi centrali della campagna elettorale, e perché in più occasioni si sono registrate infiltrazioni e pressioni di uomini legati ai cartelli della droga all'interno dei partiti. Cioè in Messico è particolarmente evidente quello che poi vediamo forse con meno evidenza nel sud dell'Italia, ma quello che possiamo vedere un po' dappertutto, dove ci sono dei soldi al nero, poi c'è immediatamente successiva l'infiltrazione e le pressioni di uomini legati ai cartelli della droga all'interno dei partiti. La lotta al narcotraffico è stata il punto centrale del programma del presidente uscente, ma naturalmente, come abbiamo visto anche in tanti altri paesi, questi diciamo pugni di ferro e campagne elettorali che sbandieravano durezza e tolleranza zero, poi si risolvono sempre dopo
4-5 anni, quanti sono, o niente di fatto, anzi, in quelle zone spesso i problemi poi aumentano invece di diminuire, come tante volte abbiamo visto. E questo è un argomento particolarmente tragico. Da questo che è particolarmente tragico passiamo a uno un po' più divertente, perché andiamo Serpelloni, Serpelloni che ormai per noi è diventata una fonte inesauribile. Prima era Giovanardi, ora è Serpelloni, ci si scherza sopra, purtroppo è l'attuale responsabile delle politiche antidroga italiane, perché in realtà sarebbe il ministro Riccardi, che però praticamente ha legittimato e conservato la direzione del Dipartimento Politica Antidroga a lui, e quindi è quello che noi abbiamo al momento fra capo e collo e che ci sta nelle politiche della droga, sulle droghe italiane. E quindi Serpelloni si è prodotto qualche giorno fa. Mi consenti di interromperti un attimo? Siccome appunto tu hai accennato a questa cosa che riguarda appunto dovrebbe riguardare il Ministero della Sanità, poi insomma c'è stata una specie di conferma di questa delega. Secondo te pensi che questa delega sia stata fatta meditando quindi su e quindi perché c'è una condivisione della politica sulla droga del vecchio governo, quindi di questo governo rispetto alla politica fatta dal vecchio governo, oppure diciamo senza troppo riflettere perché ci si deve occupare di altre emergenze è stata lasciata appunto negando ogni criterio di spoil system e così via? Ma guarda, intanto devo correggere un attimo, la questione del Ministero della Sanità è limitato al discorso delle tossicodipendenze, almeno secondo me del Ministero della Sanità dovrebbe occuparsi delle tossicodipendenze, sicuramente sarebbe un argomento che è proprio pertinente a lui. La comprende anche le politiche delle droghe in generale, quindi non riguarda solo i tossicodipendenti, ma anche i consumatori, gli spacciatori e tutti quelli che hanno a che fare poi con tutto la filiera delle varie droghe, non soltanto i tossicodipendenti. Rispetto a Riccardi, sicuramente io penso che, perché vedi, Giovanardi, ci pensavo l'altro giorno, alla fine non è più sottosegretario con la delega, però rimane responsabile delle politiche antidroghe del PDL. Il PDL da tutt'oggi è partito di maggioranza, perché per quanto il governo sia governo Monti, il Parlamento è rimasto lo stesso ed è un Parlamento a maggioranza PDL, per cui evidentemente ci sono anche degli equilibri all'interno di quella che è l'azione del governo Monti, all'interno di un Parlamento che ha una maggioranza precedente e che aveva espressa all'inizio un altro governo, per cui è un fatto anche di equilibri e molto probabilmente, poi non lo so, ma mi sembra di capire da quello che leggo e che vedo, si è deciso su questo aspetto di non cambiare nulla di quello che era stato fatto negli anni precedenti, mentre magari sulle riforme economiche, e meno male per carità, e su altri aspetti il governo Monti ha avuto più mano libera nel manovrare, però diciamo che magari in cambio in qualche modo si è deciso di non agire su alcuni aspetti. In particolare io quello che vedo con molta chiarezza è questo sulle droghe, perché noi abbiamo mandato anche, poi vedremo anche l'agenzia di quello, abbiamo mandato Serpelloni a rappresentarci, a firmare degli accordi con Svezia e con altri paesi in nome dell'Italia, lo abbiamo tuttora al Dipartimento Politica Antidroghe, prende finanziamenti che prendeva prima, ed è comunque la maggiore autorità e la persona che noi andiamo a rappresentarci all'estero e anche in sedi istituzionali come responsabile, anche se nominalmente la delega è di Riccardi, il quale Riccardi peraltro non si è neanche tanto sbilanciato, ha incontrato delle associazioni la settimana scorsa, però non è che si è molto sbilanciato in parte dicendo sì cambieremo, anzi quasi proprio per niente, ha accettato eventualmente di partecipare a una conferenza nazionale convocata dalle associazioni intorno all'inizio del prossimo anno, fine di quest'anno, però per esempio della conferenza famosa nazionale sulle droghe, che pure era da convocare obbligatoriamente già qualche anno fa, non sarà fatta nemmeno quest'anno, e quindi c'è un certo immobilismo e un lasciare che tutto prosegua come era iniziato con la legge Fini-Giovanardi, che è del 2006 mi sembra. Cioè praticamente dal 2006 non abbiamo avuto nessun cambiamento nelle politiche sulle droghe, e questo governo Monti in questo è veramente deludente, perché non ha avuto assolutamente il coraggio di effettuare nessun cambiamento. D'altra parte, se fra le condizioni per operare sulle riforme economiche c'era anche quella di lasciare come stavano alcune politiche sociali, si può capire d'altra parte che Monti, chiamato a risollevare l'Italia dal punto di vista economico, possa anche aver accettato un tipo di... diciamo di equilibrio di questo genere, la vedo così. Ok, volevo distoglierti ulteriormente.
Poi, ora, naturalmente, Seppelloni poi, come sempre, esagera, perché poi lui si sente di avere pieni poteri. Infatti ha risposto già all'inizio, quando Stadevini, il segretario dei Radicali Italiani, gli pose il problema del suo pensionamento, perché andandosene a casa Giovanardi, pure lui, che era stato nominato e tenuto lì, ha messo in piedi tutto il dipartimento, come l'abbiamo oggi, la Giovanardi, doveva andarsene a casa anche lui, e Seppelloni gli rispose: non ci penso nemmeno lontanamente, qui sono e qui resto. Ed evidentemente questa sicurezza gli dà anche dell'arroganza, perché per esempio mi è arrivata una segnalazione a me di un ragazzo che io conosco, so nome e cognome, però lui vuole essere conosciuto come G.A. e va benissimo, e naturalmente è suo diritto. A lui è arrivata una comunicazione di diffamazione a mezzo internet, cioè gli è stato scritto dallo staff del Dipartimento Politiche Antidroghe: la presente per chiedere l'immediata cancellazione di qualsivoglia commento da lei redatto, gravemente diffamatorio nei confronti dell'attività del DPA. Qualora non vengano temperate immediatamente le richieste da noi formulate, ci vedremo costretti, nostro malgrado, a tutelare nelle sedi opportune le istanze qui rappresentate. E insomma, una cosa anche abbastanza pesante e intimidatoria. Allora, che cosa aveva scritto GA di tanto lesivo? Forse aveva inneggiato alla fucilazione dei funzionari, proferito minacce di morte? No, assolutamente. Il commento, io ve lo leggo tutto perché c'è un interesse vedere cos'è che viene censurato e cos'è che si minaccia di cancellare immediatamente. Il commento era questo: personalmente posso dire che fumo da quando ho 14 anni, studio all'università, media del 28 in regola con gli esami, e lavoro come cameriere per non pesare sulle spese dei miei genitori. L'unico effetto grave che ho avuto dal mio uso di marijuana è stata una denuncia per coltivazione di due piante di canapa esclusivamente per uso personale, piccolissime, compreso tutto quello che ne scaturisce, cioè umiliazione con i vicini di casa che si sono visti arrivare due pattuglie, perdita di fiducia dei genitori e dei parenti, patente ritirata e 1.100 euro di avvocato che fortunatamente mi ha fatto vincere la causa. A mio avviso le politiche del DPA sono feccia, scritte da due vecchietti canapofobici che non conoscono i veri problemi del paese. E questo è il commento che ha scaturito questa inquisizione così severa da parte di Seppelloni. Questo è un ragazzo che studia con profitto, che lavora nei momenti liberi, fuma canapa e per non pesare sulle spese e forse anche per non finanziare il narcotraffico si fa due piantine in casa, dimostrando anche un certo ingegno alla fine, e non si capisce la punizione riservatagli perché debba essere così pesante, perché lui non possa semplicemente descrivere il suo stato. Magari perché invece per Seppelloni il fumatore di canapa, il consumatore, va visto come uno zombie che è capace di gettare i bambini nei fiumi, come abbiamo visto già tante altre volte dalle cose che escono dal DPA, di accoltellare le fidanzate, non distinguere un semaforo rosso da uno verde. Insomma, questo è il lavoro che fa Seppelloni, è stare a inquisire i ragazzi che danno testimonianza di ciò che... Allora, per passare dalle cattive politiche al cattivo giornalismo, è uscito qualche giorno fa un articolo sull'Espresso online, intitolato Farsi le canne non è di sinistra, che è un titolo già di per sé un po' ambiguo. Certo, è naturalmente un bene che si parli dell'argomento sull'Espresso, perché devo dire che il dibattito finalmente anche in Italia comincia ad avere un minimo di... è decollato, come si dice, e comunque escono sempre più articoli, perché già un anno fa, ma addirittura 3-4 anni fa, erano rarissimi gli articoli in Italia, anche nei giornali e sul web di settore erano pochissimi gli articoli nuovi, ne usciva uno ogni due mesi, gli articoli sull'antiproibizionismo, sulle strategie sulle droghe. Ora devo dire che non passa giorno che non ne escano almeno uno o due, per cui evidentemente qualcosa comunque si è mosso ed è un bene, soltanto che all'Espresso non si sono accorti di niente di tutto quello che è successo negli ultimi tre anni, perché dice, apre così: in Italia il dibattito sugli Spinelli, già che questo è un modo già sbagliato di affrontare la cosa, è fermo a 20 anni fa, con gli antiproibizionisti da un lato e i conservatori dall'altro. Ora, questo non è assolutamente vero, perché il movimento antiproibizionista in Italia da 3 o 4 anni a questa parte si è ampiamente mosso e non comprende soltanto due fazioni, ma è anche abbastanza diviso a tanti livelli anche fra di sé. L'articolo dice e prosegue: in Italia siamo invece ancora gruppetti di sinistra e ai giovani della Miglio Maiona Marcia. Anche questo non è assolutamente vero. Intanto ci sono i gruppetti di radicali che ci sono da anni e che sono alternativi sia ai gruppetti di sinistra che alla Miglio Maiona Marcia. Ultimamente si è aggiunto anche un grande gruppo, che è quello di De Blasio, che avete anche intervistato di recente, sì, che è un movimento che assolutamente non è né di sinistra né della Miglio Maiona Marcia, ma un movimento di liberali che comunque ha riscosso un certo numero ampio di consensi, specialmente sul web,
e ha aggregato tutta una vasta gamma di giovani che non si riconoscono evidentemente nei gruppetti di sinistra, come li chiama l'Espresso, e nei giovani della Emilio Mariana March. Quindi devo dire che però questo articolo veramente lo cito per dire che comunque il dibattito è aperto, però anche per dire che farebbero meglio le persone, quando devono scrivere su un argomento, magari a digitare sul Google antiproibizionisti e farsi una giratina per vedere qual è la realtà che devono descrivere, perché alla fine il lavoro dei giornalisti è descrivere una realtà, e se non si informano descrivono al massimo la realtà di casa loro, insomma. Poi passiamo a un sondaggio. Il 57% dei newyorkesi è favorevole alla legalizzazione della marijuana, caro Gianni. Vedi che a New York 57%. Tutto il mondo è paese. I ricercatori hanno intervistato un campione di 750 newyorkesi di età e sesso diversi. Soltanto il 33% si opporrebbe nettamente all'eventualità di legalizzare la marijuana. La maggior parte dei democratici o di chi si è dichiarato politicamente indipendente è favorevole alla legalizzazione, mentre i repubblicani si sono divisi sulla questione. Il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ha dichiarato che l'argomento è molto delicato, naturalmente non si è sbilanciato, e che bisognerà valutare con studi approfonditi la validità a scopo terapeutico e gli effetti sulla salute prima di pensare concretamente all'eventualità di legalizzarla. E comunque è una buona notizia, perché è un sondaggio che conferma quello che noi da tantissimo tempo poi diciamo, e cioè che la stragrande parte della popolazione poi nel privato e nelle sue convinzioni interiori sono d'accordo con noi. Poi magari per conformismo, quando uno è in pubblico, alle cene, oppure con i colleghi d'ufficio o in treno, tante volte capita, è molto difficile esprimere delle opinioni diverse da quelle della maggioranza, no? Sono stati fatti degli esperimenti. Perché c'è un pluralismo imperante, purtroppo qui in Italia penso che soffriamo e mettiamo a pericolo la nostra anche la nostra serenità spesso come collettività, perché c'è un moralismo imperante che ci detta, nel senso come italiani, insomma, detta a molti italiani un comportamento che è dissociato, insomma, si dice una cosa e se ne pensa un'altra, si fa una cosa e se ne pensa un'altra, e poi insomma un moralismo che io ritengo abbiamo un pochino nel DNA di una cultura anche clericale. Oltre che moralismo è semplicemente conformismo. Sono stati fatti degli esperimenti fino agli anni 50, poi sono stati abbandonati, almeno ufficialmente, sul conformismo, e se te metti una persona insieme a altre due che sostengono una tesi opposta a quella sua, un terzo delle persone lascia completamente la sua convinzione, almeno apparentemente, e dà ragione agli altri due, anche su delle cose certo, assolutamente false, errate, però non riesce a reggere un terzo. Un due terzi con grosse difficoltà riescono a sostenere, però poi comunque cedono, cioè è molto raro poi la persona in realtà che riesce a sostenere le sue idee di fronte a due, tre di idea opposta, quando poi ci si oppone a quello che è il sentire pubblico di tutta una nazione, per cui i tossicodipendenti sono zombie, chi fuma la canapa è un drogato, è un tossicodipendente, eccetera, è molto difficile poi. Quindi magari però, quando poi il sondaggio c'è nel segreto della cabina elettorale o del sondaggio comunque, come si diceva, Dio ti vede, Stalin no, per cui non viene visto e esprime quello che veramente senti, il 57% comunque lì a New York, ma io penso anche qua, se ci fosse un sondaggio veramente anonimo, 57% è per la legalizzazione delle droghe leggere intanto. Nel frattempo i proibizionisti, notizie dei proibizionisti, dall'Afghanistan, lotta alla droga, buoni risultati della collaborazione Russia-USA. Qui vengono sbandierati dei meravigliosi risultati di questa collaborazione sulla produzione dell'Afghanistan di eroina. Io ricordo che l'Afghanistan è il maggiore produttore mondiale, produce l'83% dell'eroina di tutto il mondo, questo da anni, nonostante i miliardi e miliardi e miliardi che si investono ogni anno nella lotta alla droga in Afghanistan. In realtà evidentemente questa lotta alla droga, nonostante i soldi che ci si spende, non serve a molto, perché ogni anno l'Afghanistan rimane primo nel mondo. Allora, questo grande successo qual è? Che hanno sequestrato 410 kg di eroina, cosa che naturalmente a noi sembra una cifra enorme, perché in realtà lo è. Se l'avessi qui davanti direi è una cosa gigantesca, 410 kg di eroina. Però se te pensi che in Afghanistan si producono ogni anno delle cifre che poi sono stime, però siamo intorno sempre alle migliaia di tonnellate vuol dire milioni di chili,
e capisci che 400 kg di eroina sequestrati sono veramente una goccia nel mare e vengono sbandierati da Ivanov, il giovanardi della Russia, cioè come grande, la più grande operazione di questi ultimi mesi, comunque un'operazione enorme, e in realtà sono 400 kg su 7 milioni di chili, no? Tanto per farsi sì, vedere. No, poi peraltro, parlando della Russia, che evidentemente si è allineata a questa, in qualche modo, azione di propaganda proibizionista, perché di tanto non si può definire, è diciamo abbastanza sviluppato una sorta di diffusione di, ma neanche droghe, insomma, sostanze strane che si aspirano, si leccano, le colle, addirittura io ho letto addirittura con gli scarichi delle macchine, che peraltro lì non sono neanche, sì, sono le droghe, non sono neanche catalitiche, quindi insomma ci sono delle pratiche veramente terribili per raggiungere scopi ludici, presumo, evidentemente motivati da un substrato e una sofferenza della popolazione che decisamente è notevole. Più che ludico siamo, più che ludico siamo al narcotico, cioè proprio per dimenticare di esistere, sì. Cioè lì siamo più che su un versante di sballo ludico, ballo, risate, lì siamo su un versante, come in tutti i paesi molto poveri, della droga proprio anche fra i bambini, fra i minorenni addirittura, che sniffano, sì, le colle nelle grandi città anche del Brasile, in questi posti, però per dimenticare il tipo di vita che conducono. Spesso sono bambini di strada che non hanno proprio assolutamente niente e vivono fra l'altro in un ambiente di grande violenza. Comunque, per dirti una cifra, tornando a questo articolo che è sull'ADUC, l'ADUC è un sito veramente fantastico per quello che riguarda le notizie sulle droghe, l'eroina afghana in Russia movimenta un mercato da 4,5 miliardi di euro, tanto per farsi un'idea poi di quello che, dei soldi che si muovono dietro, questo soltanto l'eroina, poi ci aggiungiamo certamente la cocaina, i derivati della canapa e poi tutto quello che dici te, anche tutte le pasticche varie, ma anche tutto quello che è poi il sottomercato di queste sostanze, ti posso dire, ma sulle pasticche, Claudia, io sono molto, in qualche modo, se possiamo così dire, allarmato, perché io penso che se liberi in qualche modo, quando si è consapevoli, quando si sa, voglio dire, posso essere libero, decidere liberamente di fumare della canapa sapendo che è canapa, o di sniffare della coca sapendo che è coca, ma io sono allarmato perché spesso queste nuove sostanze, tra virgolette nuove, insomma, chimiche, i consumatori non sanno che roba sia, non sanno che effetti ci sono, se gli fa male negli ospedali, nei pronto soccorsi, non sanno quale può essere qualcosa che neutralizzi questi effetti. Perché? Cosa hanno assunto. Questo problema si pone anche con le polveri, perché anche cocaina ed eroina molto spesso, certo, arrivano, certo, specialmente su strada, perché qui non si parla di spacciatori di livello che ti portano a casa del sottosegretario la migliore roba, che magari è pure al 70%. Qui si parla di bustine di strada dove da quella lì ha già fatto altri 4-5 passaggi, per cui ogni passaggio naturalmente viene aumentato il prezzo, ma viene anche tagliata, perché poi questa è la verità. Quando poi manca il controllo sul prodotto finale da parte proprio degli enti preposti, è chiaro che poi ognuno se ne approfitta e ci infila dentro un po' quello che vuole. Non si sono vergognati a fare il vino al metanolo, non so se ti ricordi quello scandalo di tanti anni fa, che in Veneto c'era il vino al metanolo, che alla fine è un metanolo più a basso costo e tossico naturalmente. Questo in regime di pieno controllo, perché il vino è controllato in Italia. Pensa te, su un prodotto che non conoscerà nessun controllo garantito, perché se c'è un controllo è un controllo per beccarli con la roba, non certo su quanto è buono o no la roba. Il controllo non ci sarà mai su quello. Per cui vanno tranquilli e ognuno poi con la sua buona o cattiva coscienza ci infila a volte dei tagli neutri, a volte dei tagli veramente dannosi e pericolosi, perché stricnina, cioè roba pericolosa per tanti aspetti, veleni di vario genere, tossici di vario genere. E questo è un bel problema grosso, non soltanto sulle pasticche ma anche sulle polveri sicuramente. Sulla canapa è un po' più difficile, no, nell'hashish ci viene messo di tutto, anche il fondo dell'olio da camion ci viene messo nell'hashish. È impastato già anche in Pakistan, quello che chiamiamo il puzzone, puzza perché è fatto con dei residui proprio di paste, di oli, di roba industriale. Sulla canapa proprio pianta è un po' più difficile, però anche quella viene tagliata, a volte viene tagliata con la polvere di vetro per farla pesare di più. La polvere di vetro
dà quell'impressione comunque di resina sulle cime, sulle piante, mentre il peso però poi magari ti viene prematorace, perché un cristallo un pochino più grosso ti taglia poi la pleura quando fumi o quando inali queste scheggettine, questa polvere di vetro. A volte è molto fine e va bene, a volte c'è qualche pezzo più grosso e può andare anche molto male. Quindi poi, vabbè, si è sempre detto, questo è uno dei più grandi svantaggi del mercato clandestino, è che tu non sai mai che cosa accidente vai a comprare, sicuramente. Io seguo un ordine un po' sparso, le metto in ordine in cui mi appaiono, perché così almeno... Sì, abbiamo ancora un altri 5-6 minuti, mi sembra. Sì, infatti, allora, qui c'è una notizia, va bene, dal Guatemala, che occupazione da parte dei trafficanti di droga di ampie fasce del territorio del Guatemala, cioè, tanto per rendere l'idea sempre in quelle zone come si vive, oltre a tutti morti impiccati, decapitati, eccetera, poi sono delle occupazioni proprio di territori interi da parte di trafficanti, veramente, proprio tra del Messico, legami con i narcos, aveva stato viceministro, altra notizia sempre, ex viceministro della difesa, generale in pensione Thomas Angeles, ex comandante delle guardie presidenziali per presunti legami col narcotraffico. Poi c'era la notizia sul Canna Pisa, che è una street, che sarà, credo, domani, 26 maggio, e Forza Nuova, che naturalmente si è subito schierata contro, e hanno fatto varie scritte in cui si offendono gli uni con gli altri, e vabbè, niente di nuovo, insomma, i movimenti di estrema destra in questo caso sono sempre attivi, specialmente nelle zone toscane, si vede, c'è proprio questa competizione. Poi c'è la buona notizia che la Regione Abruzzo in commissione è arrivata alla legge sulla cannabis terapeutica, come quella che della Toscana è partita. Abbiamo già una regione in cui comunque è già arrivata in commissione e si sta muovendo per... quindi c'è altre 8 regioni toscane che stanno discutendo se seguire o meno quella strada, quindi comunque ha mosso qualcosa la scelta della Regione Toscana. In particolare la Regione Abruzzo si prepara a discutere in quinta commissione il progetto di legge modalità di erogazione dei farmaci delle preparazioni galeniche a base di cannabinoidi. Qui anche qui, come anche in Toscana, si considera la pianta tutta intera e non soltanto il principio attivo, e quindi una legge simile a quella toscana. Poi dunque, che ti posso leggere? Droga, i contenuti della musica pop e il loro potere di influenzare i ragazzi. Questo è sempre Serpelloni che noi paghiamo delle ricerche per dimostrare che la musica pop potrebbe essere una porta d'ingresso verso le droghe. No, non basta dire chi fuma canapa si fa dell'eroina, chi ascolta la musica pop poi finirà nelle comunità di recupero, perché sì, già ascoltare la musica pop, questo è un vecchio adagio che ogni tanto tirano fuori, il rock, il pop, criminalizzando ogni tanto questo o quell'altro cantante. Spesso, ecco, mi ricordo soltanto che per esempio di Michael Jackson si diceva tutto il contrario di tutto quando morì, che era sotto effetti qua e là, poi dopo qualche mese si è scoperto che era stato ucciso e sotto processo c'è stato il medico, che sembrava sempre fosse toccato, c'era alcol, Amy Winehouse, e poi cose simili anche per Whitney Houston, recentemente scomparsa. Io poi comunque sia, esatto, posso dire c'è molto alcol, ma comunque c'è un disagio molto probabilmente, più ancora che delle sostanze. Le sostanze vengono dopo, lì ci sono degli abusi spesso anche di alcol, e comunque ci sono delle situazioni, non comunque, dico Claudia, io penso che dobbiamo riconoscere una cosa, io da vecchione, da appassionato anche di rock, posso dire, secondo me, io penso che senza stupefacenti, senza cocaina, senza canapa non avremmo avuto la storia del rock, e forse il soltanto più. Quello, ma pensa agli impressionisti con l'Asensio, cioè tutta l'arte. No, stiamo parlando di musica, ma senz'altro, certo. Tutta l'arte si basa anche sul rapporto con le sostanze psicotrope, e ci mancherebbe, infatti. Dunque, poi come non citare il comunicato del senatore radicale Marco Perduca e Giulio Manfredi, come non citarlo in senso reale, perché hanno perfettamente ragione, e qui ci si riallaccia alla tua domanda di prima, perché si intitola il comunicato "Una domanda sorge spontanea: il ministro competente è Riccardi o Serpelloni?" Vedi che giustamente Perduca e Manfredi lo chiedono in un comunicato, e dice: "Serpelloni vuole Svezia firmare l'ennesima dichiarazione contro la legalizzazione delle droghe,
e in tutti i suoi comunicati Serpelloni non manca di ricordare che la delega alle tossicodipendenze è affidata a Riccardi. Ma Riccardi dov'è? Cosa pensa in tema di tossicodipendenze? O Serpelloni pensa per conto suo? Un esempio per tutti, un mese fa il segretario di Radicali Italiani ha scritto al Presidente del Consiglio a Riccardi perché il governo deve convocare entro fine anno la sesta conferenza nazionale sulle droghe. Nessuna risposta. Stadevini ha forse sbagliato indirizzo, doveva scrivere a Serpelloni, e qui giustamente ci si pone la domanda che tu stesso prima ponevi, cioè questo ministro Riccardi sicuramente ha preso la delega, però non l'esercita, punto e basta, e questo è quanto. E come ultima, molto veloce, due proprio brevissime notizie su cosa fa sempre, perché bisogna andare in fondo a questa cosa di Serpelloni. Serpelloni, oltre ad essere direttore del Dipartimento Politica Antidroghe, è anche un medico, per cui dirige anche un centro sperimentale, naturalmente. Qui ci riallacciamo agli esperimenti sugli animali. Ci riallacciamo nel senso che, siccome c'è questa ora polemica specifica sul caso dei beagles che vengono fatti fumare per forza con inalatore il fumo di tabacco per vedere eventuali danni cerebrali che il fumo di sigaretta può indurre negli esseri umani, poi, e stamattina se ne è parlato a Radio Radicale perché c'è stato un video diretto col professor Strata e io non l'ho sentito, però ho visto su Facebook, ho visto un dibattito su questo argomento e lui ha giustificato ampiamente questi esperimenti sui beagle. Allora da lì siamo andati a parlare appunto dell'assurdità di sperimentare cose che alla fine non si parla di guarire una malattia inguaribile che non siamo riusciti mai ad affrontare nei bambini. Qui si parla di fare degli studi sui danni che produce il fumo a livello cerebrale quando giustamente con tutti i fumatori che ci sono e che muoiono basterebbe aprire il cerebro da loro quando sono morti alla fine per vedere i danni cerebrali. Da qui poi io sono andato a vedere un attimo qualche notizia perché ero sicuro di trovare quello che in realtà e in effetti ho trovato. Posso dire che dalla chat Giovanna applaude a queste due parole. Sì, certo. Allora, te pensa te, perché è veramente una cosa, diciamo, io dico schifosa, ma anche illogica, più che schifosa e irrazionale proprio. Allora, lo studio paragonerà gli effetti di un trattamento cronico adolescenziale con cannabinoidi o cocaina su alcune specifiche misure comportamentali e su bersagli molecolari. Allora, qui si vuole produrre uno studio di quelli che poi Serpelloni sbandiera dicendo fumare durante l'adolescenza induce episodi psicotici famosi. Come si arriva a questa sicurezza che produce episodi psicotici? Il trattamento cronico verrà effettuato sui ratti in età adolescenziale. Già il ratto non ha un'età adolescenziale perché ha dei cicli di vita completamente diversi dai nostri. Comunque durerà 2 settimane, dal giorno post-natale 28 al giorno post-natale 42, che corrisponde all'età adolescenziale dell'uomo. Gli animali verranno poi sacrificati, uccisi, si potrebbe dire anche uccisi, non importa, sacrificati, in due tempi diversi, una parte 24 ore dopo l'ultima somministrazione e la restante 60 giorni dopo. In virtù del fatto che uno degli scopi dello studio è quello di stabilire se l'esposizione a cannabinoidi o cocaina possa determinare una sorta di memoria persistente della sostanza stupefacente. Inoltre, dato che l'aumentata suscettibilità a patologie psichiatriche come depressione e schizofrenia è intimamente correlata allo stress, si valuterà se il trattamento durante l'adolescenza con cannabinoidi e cocaina modifica la vulnerabilità allo stress cronico nella vita adulta. A tale scopo, gli animali diventati adulti saranno sottoposti ad uno stress cronico non prevedibile e verranno analizzati gli stessi parametri comportamentali e molecolari anche in queste condizioni sperimentali. Ora, io, a parte che ci sono un sacco di cose tra le righe che uno intuisce, no? Per esempio, perché mai la vulnerabilità allo stress cronico imprevisto dovrebbe essere una patologia? È normale che siamo vulnerabili, sia i ratti che noi, a qualunque tipo di stress cronico imprevedibile, che è una cosa particolarmente pesante, perché non solo è cronico, quindi continuato e continuativo, ma anche non puoi prevedere quando ti arriva, quindi è ovvio che uno sia vulnerabile, quindi non mi sembra nemmeno un sintomo di grande salute il fatto che uno non sia vulnerabile, come invece è sottinteso. Ma anche poi non capisco proprio il parallelo tra come si possa fare tra il comportamento dei topi con il comportamento degli esseri umani. Oh, esatto, perché ancora il cervello, il topo assomiglia molto all'essere umano in effetti, ancora più del cane e del cavallo, il topo assomiglia molto all'essere umano, però come si possa paragonare la psiche di un ratto dai 28 ai 42 giorni alla psiche di un adolescente umano, cioè veramente rimane un grandissimo mistero. Qui si parla di valutare fenomeni psichici
nemmeno cerebrali in senso molecolare, sì, anche logico molecolare, ma anche proprio psichici, capito? E quindi come si fa? Cioè, come fai? Tu vedi che qui veramente vengono spesi dei soldi per degli esperimenti che sono assolutamente e del tutto e completamente inutili, se non dannosi, perché poi c'è un aspetto che spesso non viene sollevato nel discorso della sperimentazione animale, c'è gente che ci lavora all'interno di questi laboratori ed è dannoso anche per chi ci lavora il tipo di lavoro al quale viene, diciamo, non dico obbligato perché poi non se lo sceglie, però sai, le scelte nella vita a volte non sono tante e anche chi lavora in questi posti, così come negli allevamenti intensivi, non è che poi si porta dietro a casa e nella società un carico di cose positive, ma forse più un carico di cose negative. Oltretutto li trovo veramente completamente inutili. A questo punto siamo nei tempi, vero Gianni? Sì, sì, possiamo andare verso la chiusura, se hai qualcos'altro da dire, se no possiamo chiudere. No, perché mezz'ora l'abbiamo fatta, le notizie le abbiamo date, sì, tutte. Sì. Perfettamente, quindi... Claudio, è sempre un piacere ascoltarti. Meno male. È sempre informatissima, sempre sul pezzo. In questo caso abbiamo anche fatto una piccola liaison con la trasmissione, diciamo, sull'animalismo. Sì, quella è venuta spontanea proprio, perché appunto oggi, ma ero sicura che l'avete trovati, mi è venuto il dubbio quando si è parlato appunto dei beagle obbligati a fumare, una di quelle che scriveva, Teresa mi sembra, ha scritto, dice, a quando gli esperimenti sull'alcol e l'eroina? A me mi è venuto in mente che sicuramente c'erano già da tanto questi esperimenti, sono andata a cercarli immediatamente nella metodologia del Dipartimento Politica Antidroghe ed ecco là che naturalmente noi rimpinziamo di cocaina i ratti, e questo con i soldi pubblici, perché evidentemente non abbiamo di meglio da fare. Con queste parole amare chiudiamo le trasmissioni di Liberi.tv per questa giornata del 25 maggio. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito, che ci seguiranno, ringraziamo Claudio ovviamente per questa trasmissione, e vi rinviamo ovviamente sul nostro sito per le registrazioni e alla prossima diretta, che sarà presumibilmente, speriamo bene, venerdì prossimo. Grazie ancora e ciao. Ciao.